Probabilmente a molti di voi non sarà sfuggita la notizia che De Giro ha azzerato le commissioni sui mercati Italia e Stati Uniti. Ma in realtà le commissioni sono state veramente azzerate o viceversa si tratta in realtà di addirittura aumenti. Allora sulla mia chat telegram ragazzi si è sollevato un autentico polverone in merito e non solo sulla mia chat telegram ho potuto vedere. Perché? perché in realtà De Giro ha dato comunicazione di azzeramenti di costi per compravendita su borsa italiana, su, ehm, su borsa statunitense e l'abbassamento di tariffe su altre borse europee, ma però c'è stato un, diciamo, eh, risvolto della medaglia, nel senso che in realtà ha aumentato il nuovo tariffario su altre voci. Quindi sull'allocato adesso si paga il 3% mentre prima era solo l'1% in sostanza per chi opera a margine diciamo. Inoltre sono aumentate tantissimo anche le spese per chi opera con titoli in valuta, quindi non euro. Nel senso che sono aumentate le commissioni, allora per ogni operazione in autoforex ovvero io ho il conto in euro e acquisto azioni in dollari automaticamente de giro mi cambia l'euro in dollari prima c'era una tariffa dello 0,02% da quello che ho letto adesso è stata aumentata a 0,25% quindi un aumento di oltre 10 volte tanto stessa percentuale per chi volesse cambiare semplicemente da euro a dollari a cui si aggiungono anche 10 dollari 10 euro scusatemi di spese di cambio in sostanza per chi fa un acquisto e una vendita c'è una commissione nascosta possiamo dire di uno 0,5 per ogni apertura e chiusura ok qui viene fatto l'esempio eh, di acquisti azioni google per cui le commissioni sono di 16 euro quindi in realtà commissione zero può essere visto come uno specchietto per le allodole ma in realtà delle commissioni esistono veramente naturalmente con questo io non voglio criticare De Giro per le commissioni che applica tutt'altro, chiaramente le banche i broker in qualche modo devono pur guadagnare non è che possono stare lì a eh, diciamo offrire servizi gratuitamente il Fattore che mi smuove un po' è comunque la comunicazione. Sembra che tutto sia gratuito, in realtà così non è. Questo ovviamente vale per De Giro, vale per tutte le altre banche, gli altri broker: ci vuole trasparenza. Allora, io ho fatto una carrellata molto molto rapida, spero che questo intervento che mi pareva dovuto vi sia piaciuto, fatemelo sapere con un like e con l'iscrizione al canale, però se avete altre idee, altre voci di costo magari che ho tralasciato, scrivetemelo nei commenti e fatemelo sapere che se ne parla volentieri a beneficio di tutta la community. Un saluto da Lorenzo, a presto e ciao.